Allora, questo trio fa parte di un, in verità di un quartetto, dove fa capo il grande maestro Gianni Sangiust. Ogni tanto ci piace suonare in trio, dove ci possiamo più allargare con le nostre vedute jazzistiche un po' più moderne rispetto a quello che si suona con Gianni, che è prettamente swing e anche un po' Dixieland. Qui appunto noi facciamo suoniamo sempre standard, rivisitati ma in maniera moderna e in maniera soprattutto insomma libera, comunque capibile. Per anni e anni abbiamo fatto parte, facciamo tuttora parte di un contesto jazzistico romano, ma soprattutto nazionale, dove abbiamo accompagnato tanti musicisti stranieri. Possiamo citare Salnistico, Chet Baker, Stride Hampton e tanti altri. Con questo trio appunto abbiamo iniziato a suonare nei primi anni 70 al Music Inn di Roma, dove appunto insomma, hanno suonato questi grandissimi musicisti, appunto a parte quelli già citati, Mingus, Elvin Jones. L'incontro appunto con Riccardo è stato proprio in quegli anni là. E appunto, come dicevo, insomma, noi insomma, prettamente suoniamo standard, facciamo anche pezzi nostri, però insomma stasera non è previsto. E appunto, come insomma, la cosa dove noi ci teniamo tanto è l'interplay, insomma ci sentiamo molto e ci guardiamo molto. Diciamo, questo è un trio di fatto insomma che esiste da oltre 20 anni, ma anche di più, se andiamo a vedere appunto, come dicevo prima, le varie situazioni di accompagnamento, a parte di appunto di musicisti come avevo citato, anche di cantanti, vedi Bruno Lauzi, Johnny Dorelli e altri, insomma. Come si sviluppa l'interplay? Suonando insieme da tanti anni si è sviluppato da sé. Credo che sia il risultato di una conoscenza, di una fiducia e di un affiatamento che c'è fra noi tre da tanti anni. Quindi io so quello che Giorgio sa fare, so i miei limiti, so quello che Lucio sa fare, cosa ci viene meglio. Il tango, per esempio, io non lo faccio, no? Quindi eviterò di suonare tango. Sappiamo dove orientarci da anni, per cui è abbastanza semplice suonare con loro due, insomma non sono due sconosciuti. Sì, il fatto che siamo amici ci aiuta anche durante i viaggi, durante il concerto e dopo al ristorante, eccetera. E non è indispensabile, ma aiuta molto essere amici, perché appunto si può scherzare e giocare tranquillamente strizzandosi l'occhio come da vecchi compagni di scuola, è una cosa importante. Con loro lavoriamo molto, con Gianni Sangiust in quartetto. Come trio ci capita di suonare e quindi insomma, essendo noi la ritmica del quartetto, siamo affiatati anche per questo. Sì. È una realtà romana, spero anche abruzzese ormai. Ma... sicuramente ognuno di noi ha una storia. Adesso con questa ritmica non è che abbiamo accompagnato più, con Giorgio è capitato di accompagnare anche Buddy De Franco, con Lucio abbiamo accompagnato altri musicisti, se mi ricordo Massimo Urbani per dirne una, e quindi ognuno poi nella sua storia ci mette, ce la racconta ogni volta che suona sul palcoscenico, e spero che sia una storia gradevole al pubblico, perché per noi che la facciamo a volte è anche una storia che già sappiamo e ci piace risentirla, no? come il bambino che dice: mi racconti di nuovo Biancaneve? Questo è un po' lo spirito. Io ho avuto la fortuna di accompagnare, si usava spesso, adesso non so se ancora succede, spesso venivano a Roma e anche intorno in Italia musicisti americani da fuori, e spesso abbiamo, a cominciare da Chet Baker, accompagnato
questi musicisti. Benny Golson è stato un gran bel incontro nella mia vita. E poi c'è stato questo programma in televisione che purtroppo ormai non si fanno più questi programmi, che era International Dog Club, dove Renzo Arbore ci chiese di fare da ritmica di base in caso che venisse, cioè proprio come in un jazz club. E lì abbiamo avuto modo di suonare con parecchie persone. Peccato che Miles Davis sia venuto col suo gruppo, se no sarebbe stato un bel colpo. Però abbiamo suonato con musicisti molto importanti anche lì è stata una gran bella esperienza, con Lucio Dalla che ha voluto suonare jazz dal momento che ce l'avamo noi, ha rinunciato alle sue canzoni che gli hanno fatto l'hanno fatto conoscere al pubblico, al grande pubblico, e insomma è stato simpatico. E poi lì ho avuto l'occasione di conoscere, di entrare in contatto personale con musicisti di grandissimo livello. Mi ricordo il Modern Jazz Quartet che venne, parlammo, mangiammo insieme, eccetera. Lo stesso, ma Miles era difficile avvicinarlo, ha preteso di entrare in macchina, in studio, smantellando lo studio con la Cadillac, vabbè, ma Miles era, faceva parte del suo personaggio anche questo tipo di atteggiamento, ecco. Thank you.
Ma i brani sono standard abbastanza conosciuti, visto che giustamente non è proprio un club di jazz, abbiamo ritenuto opportuno scegliere dei brani standard ma abbastanza conosciuti, che la gente può apprezzare in maniera più facile, che gli arrivano in maniera più comprensibile. Ecco, quindi abbiamo fatto una scaletta adeguata all'ambiente. Quando siamo nei club di jazz facciamo sempre degli standard, ma un po' più, diciamo, articolati, più vicini alla concezione del jazz, quello un po' più impegnato, un po' più, diciamo, elaborato. Ecco, questa è la differenza, perché è importante sapere scegliere il repertorio in base al posto in cui ti trovi, perché ovviamente non si può pretendere che tutti percepiscono un certo tipo di jazz, anzi certe volte alcuni gruppi fanno un errore micidiale, che è quello di pensare a loro e non pensano al pubblico che hanno davanti, quindi non fanno un bene al jazz, secondo me. Poi mi posso anche sbagliare, ma io la penso così. Ahimè, visto l'età che ho, insomma, ho avuto modo di fare molte cose, di suonare con molti musicisti americani, italiani, tutti tipi. Poi, insomma, la mia militanza nell'orchestra della RAI mi ha dato modo di fare tante cose, che sono, a
parte lo spettacolo leggero, che noi con l'orchestra della RAI e dalla televisione abbiamo fatto la storia della televisione, quando i programmi erano programmi veri, non come questi adesso che fanno veramente un po', lasciano un po' a desiderare per la qualità, per tutto quanto. Noi facevamo dei programmi dove c'erano grandi maestri che dirigevano l'orchestra, la nostra è una delle più belle orchestre che ci siano mai state in Italia e purtroppo ahimè non ce ne saranno più, perché ormai l'orchestra non esiste più, non hanno più colmato gli organici e quindi è andato ad estinzione. Questo mi dispiace molto perché era una grande orchestra, noi abbiamo fatto anche concerti di jazz con grandi solisti americani come Mel Lewis, Bob Buckmeyer, Bob Minzer, insomma grandi nomi del jazz con l'orchestra, con la grande orchestra nostra, ed era veramente una cosa molto bella e mi ha dato veramente a me personalmente e anche a tutti i miei colleghi grandi soddisfazioni. E ahimè questo non si potrà ripetere, perché è una grande orchestra formata da elementi di altissimo valore e questo, di questo ce ne davano anche atto i solisti americani, grandi musicisti di jazz che venivano, rimanevano impressionati, alcuni addirittura dicevano noi pensavamo che in Europa ci fosse un'orchestra così, questo ci riempiva d'orgoglio. Per noi italiani, insomma, avere avuto rapporti con musicisti famosissimi di fama mondiale è stato sempre un grande piacere, perché hai sempre da imparare qualcosa, perché la musica jazz è nata in America, c'è poco da fare. Noi, siccome siamo gli italiani, sappiamo adattarci alle situazioni e avendo, diciamo, anche un certo bagaglio musicale, insomma, perché se no non puoi fare certe cose, c'è poco da fare, e allora riusciamo sempre a carpire quello che ci manca e cercare di riempire quelle lacune che ci siano. Noi, la nostra cultura purtroppo non era quella del jazz, ora comincia a esserlo, tanto è vero che molti musicisti italiani in modo particolare si sono molto, molto avvicinati allo standard alto del livello dei musicisti d'oltreoceano. Thank you.
each night, this night. It's wonderful. The lights, the beach, the sea. It's wonderful. And the music in my ear. And the music in my mind. Which night, this night. Here, in a tunnel. With you, with me, with them, it's wonderful. Georgia, 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 Georgia. Diciamo che noi è 10 anni che organizziamo questo festival con i seminari condotti da sempre da grandi solisti e abbiamo sempre un numero di iscritti veramente alto. E cresce ogni anno per anno, cresce sempre, vengono da tutta l'Europa, addirittura qualcuno anche dall'America è venuto. Quindi per noi è una grande soddisfazione essere cresciuti così in maniera notevole, perché possiamo dire quando tu hai 250 iscritti è un numero altissimo e poi alcuni tornano, non vengono solo una volta, noi abbiamo avuto degli iscritti che sono venuti addirittura 3 volte e poi di anno in anno cambiamo sempre i docenti che sono sempre nomi altisonanti del jazz mondiale, quindi è una per loro che vengono una grande esperienza, grande, imparano molto, insomma è una cosa positiva e questo ci riempie di gioia. La dinastia dello Sciglione è venuta da sola perché io non ho imposto ai miei figli di suonare il contrabbasso, è stata una loro scelta e devo dire è indovinata perché hanno avuto fortuna, hanno avuto talento e hanno veramente preso sul serio questa professione che richiede molte cose che devono essere concrete e positive e loro per fortuna ce l'hanno.